Buongiorno e benvenuti a questa prima giornata. Hanno giocato Silvestri Target Jeans contro Silvestri Bonifico Group. Presentatevi. Stefano Neri, Curci, Alviri, Che serietà. Pignalosa, Non è vero. ti giuro. All'altra Pignalosa. Siamo due. Scusami. Damasco l'apostrofo. Bizio. Ciro Zinno Pignalosa. Ciro Zinno. Poi. Ciro Zinno. Poi. Ciro Zinno. Poi. Ciro Zinno. Poi. Zino Ciro. Lui non ha nome? Baldi. Baldi. Non è vero, lo so. Aspetta. Nostrale. Nostrale. Ciro Zinno. Non è vero. Comunque, allora, ragazzi, voi avete perso, mi dispiace. 4-0. Come mai? È la prima sconfitta. No, non è vero. Abbiamo giocato meglio le altre partite, però tecnicamente non siamo al massimo. Ma poi dopo il numero. L'alto numero di vittorie che abbiamo fatto, abbiamo detto perché non facciamo una sconfitta oggi? È giù. Normale, facciamo un regalino allora. Se ci vuole un po' di modesto. Portiere, lei cosa mi vuole dire? Che sono sempre presente in ogni intervista, è l'ennesima partita che mi sono felicissima. Grazie. Mi scuso per l'ultimo gol, ma non l'ho vista partire. Purtroppo si può anche perdere nella vita. Bravo, bisogna prenderla così però. È una partita fondamentalmente, però la prossima volta va sempre andare meglio. Certo, speriamo. Sei d'accordo con me? Sì, d'accordissimo. Almeno oggi è stata più dignitosa delle altre volte, ecco. È stata più tranquilla anche però. Sì, sì. Va bene. No, non abbiamo fatto nulla, abbiamo vinto una partita. Metafora. Certo. Stasera forza Milan. No, io sono qua. Allora, di questi baldi giovani ha segnato Coppola. Baldi giovani. Chi è Coppola? No, è Baldi lui. Smettila, non sono cretina. Coppola non ci sta. Oh, ci sta. È Bizio lui, deve essere tu. Mi conosco tutti, non siete. Comunque. Perché dica Bizio di nome? Vabbè, comunque non ci deve essere chi è. Vabbè, ha segnato due gol e li vuole dedicare alla squadra. Me l'ha detto nell'orecchio. Tre gol, quanti ne sono? E poi Riglia, che non c'è. Ora vai, Mata. Vuoi parlare con te? Ma che vuoi? Ma perché? Basta tutta questa gioia. Bizio vuole parlare. Ok, Bizio mi dedica il gol. Bizio. 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 Con la Z. Damasco con l'apostrofo. Damasco con l'apostrofo. Comunque è stata una partita che non meritavamo affatto. Dobbiamo perdere. Mi hai fatto una partita di merda. Tu hai fatto una partita di merda. Se avessi giocato io. Dobbiamo ringraziare per la grande prestazione Baldi e Fabrizio. E... basta. Baldi, tu che hai fatto una grande prestazione. Sì, una grandissima prestazione, purtroppo non è arrivato il gol. Che non è, infatti non sei proprio entrato in campo, lo so che non sei entrato. Perché io sono in campo. Alla fine sei entrato. Sì, sono entrato per una decina di minuti. Volevo fare una dedica con questa maglia, però purtroppo non sono riuscito a segnare. Capiterà la prossima volta. Poi Bizio. Allora, io voglio dedicare un gol a Baldi per avermi svegliato oggi alle 10:20 a letto e avermi portato alla partita. Uno al mio avvocato e un altro a Bagnale. Bagnale per te! Bagnale, B apostrofo Bagnale. Bagnale, B apostrofo Bagnale. Bagnale, Bagnale. Vai, vai, poi l'ultima dedica. È l'ultima dedica, Punzo vinto già. Mi dicono così dalla regia, grazie. Certo, lei Pignalosa 1. No, allora io vorrei dire che comunque anche se Baldi non ha raggiunto il gol, comunque è un numero 9 che lavora per la squadra, prende i palloni, li smista, perché allora le interviste Mavericks sono sempre improntate sulle dediche, io direi di fare un'analisi più tattica. Ma tu puoi fare quello che vuoi, io ti lascio la parola. Però tu dovresti fare qualche domanda un po' più mirata, diciamo. Dovresti essere contento che io ti lascio parlare, ti faccio dire quello che vuoi. Poi, ma... no, non ti voglio fare nessuna domanda. Qualche domanda mirata, per favore. È domenica mattina. È domenica mattina, se non sbaglio, è un'affermazione, non una domanda. Dai, no, niente, abbiamo giocato bene, non tutti quanti, per esempio me, ho fatto la prestazione peggiore da quando ho giocato Mavericks. Però l'importante è che abbiamo conseguito la vittoria, il primo posto nel girone e Punzo ha vinto già. Ti sorprenderà la prossima volta, non ti preoccupare. Io volevo dedicare questa vittoria a Punzo che vince Fantacalcio dalla prima giornata. Appena segnato Claudio Martino ha detto che mi dedica il gol. Posso dedicare la vittoria? Certo. Voglio dedicare la vittoria a me stesso perché nessuno mi dedica mai un gol. Povero piccolo incompreso. Allora, Nostrale, passiamo a te che sei l'ultimo. Cosa ci vuoi dire? Punzo ha vinto già perché mi hanno chiesto già di dirlo più volte. Poi sono felice che Baldi abbia giocato i suoi primi minuti nella Mavericks. Mi dispiace che non abbia segnato. Bizio ha dato una palla d'oro, ma... Ah, purtroppo... Vabbè, ragazzi, salutiamo, dai.
Ciao Mavericks, buona giornata. Ciao Mavericks. Ciao Mavericks. Ciao Punzo. Punzo, hai vinto.